Indovinate dove siamo? Siamo al bowling. Eh sì, siamo proprio al bowling. E adesso io ti batterò. No, io ti batterò. Ok, ma prima di iniziare a giocare a bowling vogliamo salutare? Vogliamo salutare Alessandro. Ciao Alessandro. E se volete essere salutati nel prossimo video lasciate un mi piace. Ok, ma prima di iniziare la partita al bowling vogliamo dirvi: voi siete team Manto? Oppure siete team Vinci? Voi che team siete? Commentate qui sotto. Commentate qui sotto. Io saluterò chi è team Manto. Anch'io saluterò chi è team Vinci. Vabbè, ma adesso tocca... Diavoletti, tocca a me. Tocca a Danto, guardate. E io farò strike. Più punteggio di te, Vinci. Ok, adesso giocheremo al bowling. Vinci, riprendimi. Ok. Quale palla scelgo? Quale palla quella, scelgo? Quella. Questa? No, quella è bellissima. Questa? Sì. Ok. Questa palla arancione è pesantissima. Questa palla arancione non ti farà mai fare strike. Invece sì. Stava per cadere, questa palla arancione stava per cadermi sul piede. Oh no, potrebbe farti molto male. Vinci, vieni, vieni. Adesso farò strike. Diavoletti, lasciate un mi piace se devo fare strike. 3, 2, 1. Urlate con me, diavoletti. Vai, Anto. Lo sapevo, lo sapevo. Vinci, non guardarmi perché tu mi fai perdere. Ok, adesso a chi tocca? Tocca a Vinci e io farò strike. Vinci, tocca ancora a me. Guarda, cosa? Tocca tanto. Tocca a me, tocca tanto. Ok, vediamo adesso cosa combini. Guarda che bella questa palla. Proprio tutta nera, con delle macchie grigie, blu, bianche, ok. Oh, deliamo. Proprio oggi farò strike. Vediamo. Sto per fare strike. Cosa? Manca solo un birillo? Manca solo un birillo, guardate. Ma non ce l'ho fatta. Mancava solo un birillo. Diavoletti, sono stato veramente molto bravo. Mancava solo un birillo. Io sceglierò questa palla mega arancione. Vinci? Non scegliere la palla arancione. Potrebbe venire il mostro arancione proprio qui. Il mostro arancione dei Rainbow Friends. Non scegliere questa palla. Non scegliere cosa? Questa palla, no. Questa palla. No, non scegliere la palla arancione. Okay, scegli allora quella rossa, scegli questa. Ok. Già. Ok, meglio questa rossa perché la palla arancione ricorda il mostro arancione dei Rainbow Friends. A me questa palla rossa ricorda il mostro rosso dei Rainbow Friends. Vinci, dai, vieni con me. Non farai mai strike. Ok, Vinci. Cosa succederà? Cosa succederà? Cosa? Vinci, ma dove hai lanciato la palla, Fei? Prendi una palla, dai. Invece non ci riuscirai mai, non ci riuscirai mai. Prenderò questa arancione perché non verrà nessun mostro arancione qui. Vinci, non prendere la palla arancione. Invece la prendo. Diavoletti, Vinci ha preso la palla arancione, no! Non farai mai strike. Non mi farà fare strike. Vinci, non hai colpito neanche un birillo, quindi sono in vantaggio. Team Manto, siamo in vantaggio. Per adesso non durerà molto a lungo. Ok, diavoletti, adesso tocca a me e sto vincendo io. Non farai mai strike. Non prenderò mai la palla arancione perché mi ricorda il mostro dei Rainbow Friends, quello arancione. Questa verde no perché mi ricorda il mostro verde. E questa blu no perché mi ricorda il mostro blu. Dai, Vinci. Allora questa? No, prenderò questa qui, viola. Prenderò la palla viola. Beh, a me questa ricorda il mostro viola dei Rainbow Friends. Ok, allora no, allora no. Prendo questa qui, hai ragione. Questa qui è quella ottima. Vieni con me. Ok, adesso farà strike? Speriamo di no, ti Vinci. Vinci, adesso farò strike. Attenzione. Ok, ecco fatto. Metto le mie dita proprio qui. Chissà se Anto farà strike con questa palla multicolor. Vediamo. Vai. Oh. Cosa? Bel lancio, ma pessimo obiettivo. Vinci, non devi stare dietro di me perché tu mi fai perdere. No, smettila. Adesso basta, prendo la palla arancione. Cosa? E se apparisse il mostro arancione adesso? Vinci, il mostro arancione! No, non è il mostro arancione. Okay. Sembrava proprio il mostro arancione. Guardate, è un piccolo dinosauro rosso. Proprio come il mostro arancione. Vinci, dai! Guardami vincere. No. Forza. Okay. Adesso farò strike! Ho colpito strike almeno?
strike nei tuoi sogni. Almeno ho colpito dei birilli. Tu non hai colpito proprio nulla. Adesso tocca a te, anche se sto vincendo io. Io adesso farò strike, tranquillo. Andiamo a vedere chi sta vincendo. Cosa? Vinci uno? Guarda, vinci uno. Tu e Anto? Anto, 15? Bene, bene, non durerà molto a lungo. Io sono a 15, vinci a 1. Vinci, non prendere la palla rossa. Dai. Mi ricorda il mostro rosso dei Rainbow Friends. Questa palla rossa ricorda la mia vittoria perché vincerò. Oh, ma aspetta. Dove sono i birilli? Dove sono i birilli? Hanno rubato i nostri birilli. Yes, oh, ecco. Sono arrivati, sono arrivati. Okay, tocca a me. Tocca a te, vinci, vai. Diavoletti, vinci. Ma tu non sai giocare proprio. Chissà se adesso farà cadere quei birilli. Secondo voi farà cadere i birilli? Sta prendendo la sua palla. Ha preso la palla viola. Sì, spostati lì, ci sono dei birilli che mi aspettano. Ok, vai. Vinci. Ma che fai? Vinci. Ma non hai fatto cadere neanche un birillo. Vinci non fa cadere nessun birillo. Oh. È tutta colpa tua che non sai giocare. Io prendo questa palla. Guardate, diavoletti. Io non ho nessun punto. Devo recuperare subito. Ok, questa è la palla del mostro blu dei Rainbow Friends. Adesso faremo strike. Questa volta faremo proprio strike. Ok, vediamo. Okay. Cosa? Questo è strike! Questo è strike! Diavoletti, manca solo un birillo! Sempre soltanto un birillo. Eh sì, diavoletti, manca soltanto un birillo. Adesso! Ansia, ansia, ansia. Riuscirai? Riuscirai a far cadere quel birillo per poi fare strike? Sì, riuscirò a far cadere quel birillo, vedrete. Beh, io spero di no. Farò cadere quell'ultimo birillo. Vediamo. Dai, no, no. Dai! No! Piace. Diavoletti, mancava solo quel birillo. Non ce l'hai fatta. Ok, andiamo a controllare il punteggio. Diavoletti, io sono a 24. Anto 24, io vinci. Io due. Ok, adesso non sì, ci ridiamo. Vinci, punteggio 2. Anto, punteggio 24. Ok, questa palla arancione cambierà la mia sorte. Dai, tocca a te, vieni. Tocca a te. Soltanto due scarsi punti. Vai, vinci, vai. Perdi. Perdi. Aspetta. Perdi. Perdi. Oh, hai colpito dei birilli. Sì, hai colpito soltanto dei birilli. Almeno hai colpito qualcosa. Vinci, guarda quel buco, mi fa veramente molta paura. Quel buco è spaventoso, sembra ci viva qualcuno qui dentro in queste mura. Prendi la tua palla. Diavoletti, Vinci sta prendendo la palla. Io sto guardando quel buco mi fa veramente molta paura. Ok, diavoletti, vai. Oh! Vinci, dove lanci la palla? Ancora? Hai perso, Vinci, non hai fatto cadere niente. Nessun birillo. Solo alcuni birilli. Perché piangi? Perché non riesco a far cadere nulla. Ok, ma quel buco continua a spaventarmi. Vabbè, continuiamo a giocare. Okay. Adesso prenderò la palla del mostro verde. Ok. Dove sono i buchi? Sono proprio qui. Ok, vieni. Vieni, Vinci, vieni. Ok. Adesso farò strike. Stai a guardare. Vinci, perché sei triste? Non prendi nessun birillo. Non prendi nessun birillo? Ridete. Oh, non sei divertente. Strike. Strike. Cosa? Mancano soltanto due birilli. Ok, diavoletti. Adesso farò cadere quei due birilli. Cosa, Vinci? Anche tu vedi qualcuno lì dentro? Vinci, vedi anche tu qualcuno lì dentro? Sembra qualcuno di molto... Vinci, sembra la faccia di Cho-Cho Charles. Diavoletti, anche a voi sembra la faccia di Cho-Cho Charles? Cosa? Oh, ok, continuiamo a giocare. Cho-Cho Charles è sparito. Diavoletti? Cho-Cho Charles era lì dentro? Ci stava spiando? Ci stava spiando in questo bowling? Mentre giocavamo a bowling? Continuiamo a giocare, poi scappiamo. Non dobbiamo andare via da qui? Prendo la palla rossa, la palla di Cho-Cho Charles. Non sei divertente. Ok. Cho-Cho Charles era proprio qui, l'abbiamo visto tutti. Quindi forse ci siamo impressionati, forse ci siamo impressionati. No, di certo non era un'impressione. Ok, Vinci, facciamo cadere quei due birilli. Li farò cadere, li farò cadere. Diavoletti, guardate!
No, manca soltanto uno. Diavoletti, mancava soltanto uno. Allora il punteggio di Anto è 33 e il punteggio di Vinci è 7. Cammina, cammina. Lì ci sono i tuoi birilli che ti aspettano. Vinci, vai, provaci, vai. 3, 2, 1, via. Diavoletti, cosa? Vinci, hai fatto cadere tantissimi birilli. Soltanto tre che adesso farò cadere subito. Ti mancano 3 birilli e farai strike. Oh no, diavoletti, Vinci sta migliorando. Diavoletti, io sto continuando a guardare quel buco. E se all'improvviso uscisse Jojo Charles da lì? Oh. Cosa? Vinci, mancano soltanto quei 3 birilli, vai Vinci. Vai Vinci, che perdi, vai. Cosa? Vinci? Mi hai fatto cadere soltanto uno. Ok, ma anche tu sei veramente molto triste per quel buco. Sa, senti anche tu dei colpi? Diavoletti, qualcuno sta dando dei colpi? Infatti questo muro sta per rompersi. Questo muro sta per rompersi, ci sono delle crepe. Avvicinati. Cosa? È okay. Molto spaventoso, secondo me dobbiamo scappare da qui perché Jojo Charles vuole attaccarci. Jojo Charles vuole attaccarci? Vabbè, continuiamo a giocare, Vinci, continuiamo a giocare. Adesso tocca a te? Sì, prendo di nuovo la palla di Jojo Charles, quella rossa. Ok. Vieni con me, Vinci. Ok. Diavoletti. Adesso continueremo a giocare a bowling. Ok. Okay. Vinci, non continuare a guardare quel muro. E lo so, ma quelle crepe sono molto spaventose. Vinci, dai, dai. 3, 2, 1, strike! Cosa? Oh, stavo per fare strike. Mancano soltanto quei due, ma sono molto distanti, quindi sarà molto difficile. Ok, mancano 2 birilli. Diavoletti, queste crepe mi fanno davvero molta paura, anche a voi. E poi lì c'era proprio Jojo Charles. Oh, sono pronto. Oh, pensavo fosse Jojo Charles, tanto mi ha spaventato. Cosa ho fatto? Niente. Ma almeno io sto vincendo, tu stai perdendo. Adesso tocca a me, non cantare vittoria. Oh no, adesso tocca a Vinci, tocca a Vinci. Vediamo qual è il mio punteggio. Qual è il tuo punteggio? Io ho aumentato. Adesso tu sei a 41 e io a 15, prima ero a 7. Ok, Anto 41, Vinci 15. Ah sì, ce la farò, la speranza è l'ultima a morire. Ok, Vinci, dai, continua. Continua pure. Diavoletti, io non ci credo, non ci credo. Vinci non farà mai strike. Vinci, non farai mai strike. Cosa? Hai fatto cadere tantissimi birilli? Ancora 3. Che paura, che paura. Io ho veramente paura di Jojo Charles. E se si nascondesse Jojo Charles? Vinci, hai preso la palla di Jojo Charles, quella sì, rossa? Siamo in tema, quindi perché no? Magari farà cadere quei 3 birilli. Vai, Vinci, vai. Vuoi farti aiutare da Jojo Charles? Ok, vai Vinci. Vinci. Fail. Eh sì. Fail. Non hai fatto cadere nessun birillo. Sto vincendo, sto vincendo. Andiamo a controllare il punteggio. Cosa? Diavoletti? Ma perché è uscito un video di Thomas e di Jojo Charles? Diavoletti, ma perché c'è un video di Thomas e di Jojo Charles? Vinci? Chi ha messo questo video? Chi ha messo questo video? Forse c'entra qualcosa con Jojo Charles che si nasconde proprio in quel muro. Vinci, adesso è sparito. Vinci, quel video okay. È sparito? Sono ritornati i nostri punteggi. Vinci, dobbiamo scappare da questo bullying. Sì, mi sembra proprio il momento perché avete visto tutti, c'era un video molto strano e qui non c'era, era solamente qui. Vinci, dai, adesso tocca a te. Ma non capisco, non capisco perché il video era proprio sulla nostra televisione. Andiamo a chiederlo a Jojo Charles in persona? No, andiamo. Vinci. Vinci. Ehi, Jojo Charles, adesso ci faremo sentire. Dai, fatti vedere. Vinci, dai, non dire queste cose, queste cose. Dai, continuiamo a giocare, non pensarci. Ok. Farò strike. Niente. Vinci, ho fatto cadere 2 birilli. Soltanto 2, molto scarso. Vinci, adesso sono in ansia perché ho visto quel video sullo schermo. Eh sì, secondo me c'entra qualcosa con Jojo Charles che si nasconde lì dentro. Guardate, quel muro è sempre più rotto. Vinci, dai, non pensare a quel buco, vieni. Ma adesso tocca a me? No. Farò strike, guarda.
Dai! No, mi dispiace, Anton, niente. Vinci? Ok, adesso tocca a te. Va bene. Vinci? Guarda, quella palla rossa è diventata la palla di Cho-Cho Charles. Diavoletti, è diventata la palla di Cho-Cho Charles? Cosa? Ok, Vinci, non devi prendere la palla rossa. Ok? Perché no, magari mi farà vincere. Vinci, non prendere quella palla. Ecco la palla di Cho-Cho Charles. Vinci, perché hai preso quella palla? C'è Cho-Cho Charles. Qui c'è proprio la palla di Cho-Cho Charles. Diavoletti, Vinci ha preso la palla di Cho-Cho Charles. Forse mi farà qualità. Vinci, stai barando. Non sto barando, questa è la palla di Cho-Cho Charles e sembra essere molto speciale. Vai Vinci, lancia questa palla di Cho-Cho Charles e poi andremo via da questo bullying. Dai Cho-Cho Charles, lasciami fare strike almeno per una volta. Vai, provaci, secondo me farai strike con la palla di Cho-Cho Charles. Cosa? Hai colpito tantissimi birilli? Con la palla di Cho-Cho Charles, Vinci ha colpito tantissimi birilli. Diavoletti, secondo voi Vinci riuscirà a far cadere quegli altri birilli? La palla rossa di Cho-Cho Charles è magica? Vediamo. Ok, sta prendendo di nuovo la palla rossa di Cho-Cho Charles. Vinci? Ecco la palla di Cho-Cho Charles. Ok, prova. Diavoletti, se quei birilli cadono, è la dimostra... Cosa? Diavoletti, Vinci non ha mai fatto questo punteggio. È stata colpa della palla rossa di Cho-Cho Charles. La palla rossa di Cho-Cho Charles ti ha fatto cadere tantissimi birilli. Vinci non deve prendere la palla rossa di Cho-Cho Charles. Perché Cho-Cho Charles vorrebbe aiutarmi? Diavoletti, non prendiamo questa palla perché questa è truccata. Ok. Io prenderò questa. Non è che questa appartiene al mostro blu dei Rainbow Friends? Vinci, vieni qui. Cosa succede? Vinci, guarda! Questa è la palla di Thomas? Vinci, ma perché ci sono le palle dei mostri qui? Non lo so, qui c'è proprio Thomas. Eh? Quindi hai intenzione di usare la palla di Thomas? Sì, così farò strike. Allora anche tu stai barando adesso? Adesso lancerò questa palla e farò strike. Vediamo. Questa è la palla di Thomas. Farò strike con la palla di Thomas. Wow, quanti birilli. Qui c'era Vinci, proprio Cho-Cho Charles. Vinci, guarda cosa ho ripreso. Di ho nuovo? Ho ripreso la palla di Thomas. Ne sei proprio così sicuro, Anton? Potrebbe essere pericoloso. E se Thomas apparisse qui? Vinci, questa palla magica farà cadere anche quei birilli. E una volta caduti quei birilli, questa palla magica potrebbe fare qualcosa di molto brutto. Cosa? Ecco fatto il mio primo strike. Grazie. Quella palla Thomas. Di Thomas funziona veramente. La palla magica di Thomas funziona. Ho fatto strike. Sì, Vinci, ho fatto il mio primo strike con la palla di Thomas. Che spaventoso, non credi? Sì, è molto spaventoso, ma mi ha fatto fare strike. Vinci, aspetta. Vinci, guarda. Lì c'è la palla del mostro arancione. Cosa? Diavoletti, guardate, questa è la palla del mostro arancione. Vinci, perché le palle si stanno trasformando in mostri? Ok, prenderò la palla del mostro arancione. Prenderai la palla del mostro arancione? È già fra le mie mani. Guarda caso. Diavoletti, Vinci ha preso la palla del mostro arancione. Adesso farà strike? Adesso Vinci farà strike con la palla del mostro arancione? Il mostro arancione ha detto che mi aiuterà a fare strike. No, Vinci! Cosa? Vinci, hai fatto strike? Diavoletti, Vinci ha fatto strike con la palla del mostro arancione. È la mia prima volta, quindi è stato sul serio il mostro arancione ad aiutarmi. Grazie, mostro arancione, sei proprio qui. Diavoletti, il mostro arancione ha fatto fare strike a Vinci. Ne avete visto all'improvviso una scossa d'elettricità? No, Vinci, non usare più questa palla. Diavoletti, Vinci sta facendo tantissimi strike. Oh no. Cosa? Vinci, di nuovo strike? Diavoletti, di nuovo strike. Ma avete notato? Vinci, stai usando la palla del mostro arancione, perciò stai facendo strike. Tu hai usato Thomas. Lo so, io ho usato Thomas. Ok, adesso tocca a me. Quale palla scelgo? La mia, il mostro arancione vuole aiutare sul
Dai, fammi scegliere la palla del mostro arancione. Non posso? Vinci, guarda! Guarda, Vinci, guarda! Questa è la palla del mostro blu? Diavoletti, questa è la palla del mostro blu di Rainbow Friends? Adesso la prendo, questa è mia, questa palla è mia. Cosa? Adesso anche blu dei Rainbow Friends? Sì, questa è la palla del mostro blu e adesso mi farà fare strike. Oh no, aspetta, stiamo prendendo tutto questo come un gioco, ma non lo è, perché su queste palle ci sono tantissimi mostri che potrebbero Vinci, prendere... Guarda, Vinci, ci sono i mostri di Rainbow Friends che ci stanno spiando? Ci stanno spiando, Vinci, ci stanno spiando. Quindi adesso posa subito questa palla. Vinci, dai! Non possiamo continuare a giocare. Voglio fare strike, voglio usare la palla del mostro blu. Fare strike. Sono andati via. Sono andati via. Sto per fare strike? Cosa? Vinci, ho fatto strike? Con la palla blu dei Rainbow Friends ho fatto strike? Quindi queste palle sono veramente magiche, wow! Eh sì, queste palle sono magiche! Vinci, secondo te dobbiamo continuare ad usare queste palle? Secondo me dobbiamo andare via da questo bowling immediatamente. Vediamo qual è il punteggio, secondo te chi sta vincendo adesso? Io o tu? Vinci. Guarda! C'è un video molto strano su questo schermo! Diavoletti, perché c'è questo video molto strano su questo schermo? Non capisco, Vinci, non capisco. Neanch'io, secondo me dobbiamo scappare da qui. Vinci, secondo te dobbiamo scappare? Dobbiamo scappare? Immediatamente. È tornato alla normalità? Ok, io sono a 44, tu a 28. Ma non è questo che conta. L'importante è che dobbiamo scappare da qui perché ho molta paura. Io voglio finire questa partita. Useremo soltanto palle normali. Proviamo questa qui. Questa è una palla normale. Sei proprio sicuro? Sì, Vinci, qui non c'è niente. Non c'è nessun disegno qui, guarda. Okay. Niente di niente. È una palla normale. Adesso giocheremo lealmente, normalmente. Ok. Siamo delle schiappe senza le palle dei mostri? Eh sì, perché le palle dei mostri sono magiche, queste no, quindi siamo due schiappe. È meglio usare le palle dei mostri. Ho preso soltanto una palla normale. Guarda, non c'è un mostro qui. E adesso farai strike? Sì, secondo me farò strike. Era solo per il mostro blu che hai fatto Diavoletti, quello strike. Ma perché sbaglio sempre con le palle normali? Perché quelle palle sono controllate dai mostri e sono magiche. Vuoi vedere? Adesso ci provo io, non farò nessuno strike. Diavoletti, solo usando le palle controllate dai mostri noi facciamo strike. Usando le palle normali non facciamo cadere nessun birillo. Non usiamo più le palle dei mostri. Adesso con questa palla normale farò strike. Speriamo. Diavoletti, secondo voi farà strike? Vinci, ma dove la lanci? Scusami, non c'è nessun mostro che mi aiuta adesso. Controlliamo da quel buco nero. Diavoletti, non c'è nessuno, ma perché continuano a colpire? Si nasconde qualcuno. Qui sopra si nasconde qualcuno? Dai, Vinci, continuiamo a giocare. Vinci, prendiamo una palla normale e continuiamo a giocare. Dai, prendi questa. Okay. Diavoletti, non dovevamo usare le palle dei mostri. Ok, speriamo che non succeda nulla. Ok, Vinci. Perché non siamo bravi senza le palle dei mostri? I mostri continuano a colpire. I mostri stanno continuando a colpire? Forse i mostri adesso sono molto arrabbiati perché non stiamo usando le loro palle magiche. Cosa? I mostri si stanno arrabbiando perché non stiamo usando le palle magiche. Io vedo qualcuno lì. Diavoletti, vedete anche voi qualcuno lì? Guardate! Guardate, diavoletti! Proprio dietro i birilli c'è qualcuno! Anche voi vedete qualcuno dietro i birilli? Vinci! Vedi qualcuno dietro i birilli? È Cho-Cho Charles! Vinci! Cho-Cho Charles è dietro i birilli? Aiuto! Aiuto! Vinci! È scappato! Ok, adesso scapperemo anche noi. Vinci, guarda! Cho-Cho Charles non c'è più. Ok, adesso prenderemo una palla e colpiremo Cho-Cho Charles. No! Vinci, adesso colpirò Cho-Cho Charles con la palla rossa. Oh no, con la palla di Cho-Cho Charles? Sì, Vinci, Cho-Cho Charles si nasconde lì. Si nasconde fra quei birilli. Noi possiamo tranquillamente scappare, perché? No, Vinci, io lo colpirò. Ok.
adesso lo colpisco. Cio Charge ci sta spiando. Da quando abbiamo iniziato a giocare. Ok. Basta spiarci. Ok, adesso credo che tu abbia colpito proprio Cio Charge. Dici? Senti? Qualcuno sta urlando? Forse hai colpito Cio Charge. Ho colpito Cio Charge? Ce l'hai fatta, adesso scappiamo. Diavoletti, sentite? C'è qualcuno che sta urlando lì. Sentite? E Cio Charge che sta urlando? Correre su questa pista per poi mangiarci? Attaccarci. Vinci? Ok, continuiamo a giocare, non succederà nulla. Vai Vinci, prendi una palla a caso. Ok, questa è semplicemente una palla a caso. Vinci? Dobbiamo sempre controllare quel buco nero. Potrebbe pure uscire qualcuno da lì. Sì, io controllo sempre quel buco. Vai Vinci, vai! Ok, diavoletti? Hai colpito di nuovo? Cio Charge, senti! Qualcuno sta urlando? Vinci, ho notato una cosa molto strana. Le luci si sono spente. Eh sì, le luci si sono spente. Perché si sono spente? Diavoletti, non è che Cio Charge sta uscendo da lì? Vinci, senti, la terra sta tremando. Il pavimento trema. Diavoletti, sta uscendo qualcuno da lì? Sta uscendo Cio Charge? Cosa? Vinci! Cio Charge! Sei tu? Diavoletti! Cio Charge è uscito! È uscito! Vinci! Scappiamo da questo bullying! Scappiamo da questo bullying! Ok, stiamo tornando in hotel. Stiamo proprio tornando in hotel. Eh sì, siamo in macchina. Ok, è stata una serata molto strana. Avete visto quello che è successo? Non è che Cio Charge... adesso ci segue anche in macchina? Controlliamo. Vedete qualcuno che ci sta seguendo? No? Ok. E se vedessimo all'improvviso Cio Charge? Occhi ben aperti. Sì, occhi ben aperti.